La legge 194, promulgata nel 1978, è la legge che introduce l'aborto legale in Italia. Permette l'aborto libero fino alla 12ª settimana di gravidanza, ovvero 90 giorni. E poi introduce l'aborto terapeutico fino alla 24ª settimana. Questa legge è stata un'autentica strage. Da quando è stata promulgata ad oggi sono più di 6 milioni di aborti fatti. Non solo, ha introdotto anche una dinamica per quanto riguarda poi tutto il concetto della fertilizzazione in provetta e anche di una diagnostica prenatale mirata atta ad individuare feti ed embrioni tarati e malformati da sopprimere con l'aborto selettivo, cioè introdotto il razzismo in Italia, purtroppo con il beneplacito dei cattolici impegnati in politica. La Democrazia Cristiana era contro, ma era una opposizione morbida. Anche se viene considerata una legge di liberazione della donna, è una legge che chiude la donna, perché la donna è fatta perché accoglie. Quando uno elimina l'accoglienza, quella donna lì, quella roba lì se la ricorderà sempre. Può fare tutto quello che vuole per cancellarla, ma la ricorderà, con delle conseguenze talvolta terribili. La vera liberazione della donna è la liberazione dall'aborto. Quando ero oggiorno, venne una donna che era in difficoltà e glielo feci sapere al parroco, e il parroco accolse la donna, addirittura coinvolse il paese e fu coinvolto anche il sindaco. E quando nacque quel bambino lì, capitò una cosa che io non ho mai visto. Quando c'è solidarietà e c'è accoglienza, è festa per tutti, ma festa vera! È una legge che deve essere abolita, può essere abrogata anche domani. Basta avere una mozione al Parlamento e una maggioranza alla Camera e al Senato e questa viene abrogata. I tempi oggi sono maturi per fare questo, perché l'Italia diventa più povera. Ma perché diventa più povera? Perché ci sono meno nascite. Siamo il paese al mondo con la natalità più bassa. È una legge che deve essere abolita.